E signori, bentornati in una nuovissima sfida col team, ovvero chi fa più punti in ranked per un'ora di tempo vince un nulla. Wow, ma cosa vuol dire vince un nulla? Scusami, devi mettere almeno 10 euro sporadici per vincere, cioè per mettiamo 1000 V-Bucks, ok? Mettiamo 1000 V-Bucks così che siete tutti più contenti. In ogni caso, ci siamo, io Ref campione, tu sei almeno elite? Io sono, sì, certo che sono elite, non sto giocando troppo le ranked, però sì, sono elite, dai, almeno bravo, questo. Questa cosa mi fa molto piacere, significa che la sfida non sarà del tutto scontata su chi vincerà. Potremmo vincere tutti, signorina. Mi raccomando. Allora, innanzitutto, codice ferro, like, iscrizione. Iniziate a scrivere nei commenti chi vincerà secondo voi, raga, tra yardate, perché c'è gente molto molto forte. Io ho già visto un cavaliere nero full OG, quindi ho abbastanza paura. Ecco, vi dico solo. Ma no, abbiamo tutti ancora qualche sword. Ma no, sorry. Avete, porca puttana, avete cosa? Ragazzi, avete? Che cosa? Uno spassa la prima cassa che ho aperto. Ma ragazzi, che culo, ha letteralmente appena vinto la partita. Ragazzi, cioè, ha proprio appena detto che ha vinto la partita. Comunque, vabbè, sto dicendo, ma abbiamo ancora dubbi su chi vincerà. Volevo dire, poi scusate, il mio cervello è andato in pappa. Ha visto lo spazio e ha detto wow. Ho visto. Cosa? Ma come? Lo spazio? Vabbè, signori, certo che abbiamo dubbi su chi vincerà. Cioè, abbiamo dubbi perché può succedere di tutto. Basta beccare il pro player e tu sei morto. Cioè, capito? Che chiunque muore. Vabbè, dividiamoci. Dopo, ragazzi. A dopo. Allora, ve lo dico, raga, io per una volta non sono andato a fattoria perché letteralmente ci stavano troppe persone. Cioè, io vi giuro, raga, che non ho mai visto così tante persone andare a fattoria. Il problema è che l'end dove sono andato non era proprio uno dei migliori. Cioè, letteralmente tutto full bianco era... Ok, a cappino blu mi piace, mi gusta e non poco, raga. Vorrei trovare anche un pompa del nonno blu o uno spassettino come Refe. Cioè, potrei trovare anch'io uno spassettino, no? Dai, gioco, ti prego, fammi trovare uno spass e siamo tutti contenti. Niente spass, va bene, niente. Dovrò accontentarmi, signori, degli scudini e del pompa carico bianco, che è tipo il pompa che odio di più in assoluto, raga. Ok, pompa del nonno bianco, molto molto meglio, raga. Oh, il gioco mi sta ascoltando, eh. In ogni caso, nel frattempo vi ricordo ancora, codice ferro nel negozio oggetti per supportarmi veramente al massimo. Ogni 14 giorni scade e signori, da adesso si inizia a fare sul serio. Abbiamo praticamente due possibilità al massimo, no, per l'ora. Cerchiamo di non sprecarle. Io tra l'altro non voglio perdere punti perché ricordo della mia sfida: o arrivo a real entro fine season oppure mi toccherà quittare Fortnite. Non l'avrei mai dovuto, non l'avrei mai dovuta fare. Vabbè, comunque, cerchiamo di fare kill, ecco. Ok, raga, situazione molto molto tragica, perché guardate il mio loot: solo un cecchino e solo una R. Questo è veramente un gran problema. E la cosa è che tra l'altro sto lootando tutto sto posto qua e c'è uno più in là col pompa. Intanto non so perché mi ha appena buttato questo, non fatevi domande veramente. Ok, molto interessante questa Tommy Gun. Raga, purtroppo adesso c'è solo sto pompa carica qua. Cioè sì, c'è anche il TAC, c'è anche il pompa normale, però in quantità molto meno industriale di come c'era prima il pompa normale. Quindi adesso mi sa che, raga, mi faccio giusto un girato per l'illustrativo per vedere se c'è altro loot interessante. Poi mi sa che mi vado a pushare il tipo. Mannaggia, sto proprio messo abbastanza male, purtroppo. Ok, che sono in elite, raga, ma anche in elite le persone sono molto forti, eh. Allora, raga, io potrei fare due cose: o andare subito a pushare a fattoria frenetica, che non sarebbe una brutta cosa. Il problema è che io, letteralmente, con un pompa bianco mi sento sprecato. Cioè, letteralmente potrei morire perché faccio solamente 33. Il pompa carica verde non lo sto neanche a guardare perché non mi piace, non so quante volte ancora dovrò dirlo. Una splash in realtà molto molto bella. Sì, vabbè, una splash, un succo succoso. Però voglio un pompa del nonno blu, piuttosto non darmi questa, ma dammi uno spass leggendario. Cioè, non so come chiederlo, raga. Oddio, sto sentendo dei rumori orripilanti che mi fanno paura, raga, ve lo giuro. Non so se è il gioco, non so se è la mia pancia, non so cosa sia. In ogni caso, signori, qua stanno fightando non poco. Qua stanno fightando non poco, io me ne frego. Vado, signori, vado. Si va a pushare, si va a capire un attimo la situazione qua. Eccolo qua il tipo. È proprio qua, raga, il tipo. Sì, l'ho proprio visto. Ok, fantastico. Allora, fammi far così. Oh mio Dio, ragazzi, ma che cazzo. Trovato. Ma chi era sto fenomeno? Vabbè. Raga, ma sapete cosa vi dico? Raga, io lo devo potenziare, tanto qua non costa nulla, ok? Raga, me lo prendo pure blu, Me lo prendo pure blu. Prendetemi per pazzo, sì, ma dovevo farlo. Dovevo farlo per forza. Vediamo di refullarci per bene di mazze, così almeno non abbiamo problemi vari. E volevo cercare persone, ma non ne ho trovate, raga. Cioè, vi giuro che non... Perché non ce n'erano? Ci dovevano stare persone qua. Tra l'altro, raga, mi sa che Refe sta nella nostra lobby. Quindi, raga, stiamo molto molto attenti perché Refe dovrebbe essere nella nostra lobby. Il furbacchiotto, raga, non ha detto nulla, ma fidatevi di me. Io l'ho già visto in chat. L'ho già visto in chat. Non so per cosa, ma l'ho già visto in chat. Sarà per forza con noi. Oddio, passi, raga. Passi. Esattamente là, raga. Fermi. Bisogna capire se il bro ha voglia di fightare oppure no. Allora,
il problema è che questo portatile potrebbe essere esattamente il suo. Quindi capite che andarlo... No. Oh, cavolo. Piano. Piano che... Sento una scivolata ma non capisco dove stia. Raga, sta qua dentro. Bisogna stare attenti, raga. No. Bisogna stare attenti, Prefire. Oh. Oddio. Preferata di razzo assurda. Strano che mi spari un altro. Allora, fermi. Ok. It's time to cosa da fare. No, sei già refullato. Fermi. No, raga, ma dove sta? Dai, ma che cavolo. Brother, basta scappare, ti prego. Vieni a fightarmi. Tra l'altro, raga, mi sa che c'è lo spas questo. No, raga. Fermi. Ok, io ho preso tutto. Ok, sì, aveva lo spas. No, raga, ma... È tutto suo. No, raga. Sono mortissimo. Fermi che... Siamo già morti. Ma come siamo morti? Io che fight uno lo distruggo. C'è pure lo spazio e ci muoio da un altro. Oh mio Dio, raga. Dimmi che almeno non ho perso tanto. Ti prego. Fermi. Meno 1%. Va bene. Mi va anche bene, raga. Prossima partita speriamo vada molto molto meglio. Comunque vi giuro che uno che si è boxato in tutta la casa di fattoria e si è creato tutti i suoi box non l'avevo mai visto, raga. Ve lo posso garantire. Ah, a parco da solo, ragazzi. Non me lo sarei mai aspettata. Questa volta qua non me lo sarei veramente mai aspettato. Vabbè, niente raga, giochiamo e questa volta qua cerchiamo di non trovare pro player, che quello di prima veramente, d'altro mi sembrava anche Refe, però poi ho collegato e ho detto ok, Refe sta roba non la farebbe manco se boh, diventa il pro player della storia. Beh, una roba che facevo io raga ai tempi, figuriamoci. E quindi niente, adesso sono qua che voglio vincere questa partita, perché sennò veramente raga potrei star male. Saxacoso, mi prendo anche sto pompa qua che è molto interessante. Questa qua è stata una bella cassa, per esempio, raga. Questa è stata veramente una bella cassa. No, allora, in questo momento io faccio una roba del genere, ovvero che mi finisco di lootare qua, mi finisco magari, looto anche un'altra casa, giusto per avere il loot interessante, e poi direi che me ne posso andare già a pushare. Allora, signori, mi sto rilendando con molta arguzia e noto con molto dispiacere che ci sia un botto di gente, quindi io rilendo qua sopra, dove prima ho dato lo spazio, raga, non ero in classificata, sono stupidissimo. Errore mio, mi merito di non trovare più uno spas. Ma se ne dovessi trovare un back to back sarebbe folle, sarebbe crazy. Ci abbiamo creduto. Va bene, dai, ce lo accogliamo. Giustamente, raga. Purtroppo qua ho fatto il pirla. Ho sbagliato a calendare. Ho sbagliato a calendare in non classificata. E quindi, giustamente, mi merito ciò che ho trovato, ovvero il nulla. E va bene così. Non voglio neanche troppo lamentarmi. Comunque. Detto questo, vado a lootare per bene anche quella casetta là. Noi siamo foresta frignante, ci facciamo un po' di mats e poi aspettiamo di fare tire da lontano, raga. Oggi voglio fightare dalla distanza. From the distance to the top never stops. Tra l'altro non dovrebbe essere arrivato proprio nessuno qua, se non sbaglio, vero? Non c'è nessuno che è andato qua, vero? Ma che godurietta, ma che bellino, ma che bel castello, parco di rondello. Permesso, salve, allora, bene. Apro questa. Potremmo aprirlo quell'airdrop? Ah no, non lo apriremo quell'airdrop, non lo apriremo, lì c'è troppa gente. Vabbè ragazzi, ma io non voglio neanche giocarmela troppo aggressivo, devo essere onesto. Non voglio neanche essere troppo aggressivo, semplicemente, anzi guardate, me ne vado verso il mio rift, me lo prendo, me ne vado. Chi si è visto, si è visto. Ok raga, ve lo dico, stavolta non mi interessa di nulla, io lendo alla casa. Possono venire persone, non mi interessa veramente di nulla, anzi le fighterò, le killerò, così almeno ci saranno meno persone in lobby e soprattutto più punti per il signor. Non posso aver perso 1%, non può questo rubarmi la casa, è così perfetto. Io ero messo benissimo, lui è messo ancora meglio, mannaggia lui. No raga, sarebbe veramente... No raga, mi hanno pure rubato quella zona a sinistra, mi sa rossa. Ti prego, bravo, vai da un'altra parte. Ma il bruciato è andato via. Sei un grande, mi ha lasciato la zona rossa, che è tipo la seconda più bella. Ok, posso dire la verità? Ho paura di morire. Sì, raga, beh, quando c'è da dirlo. Mannaggia, guarda che armi del cavolo, che c'ho solo armi bianche trovo. Ma com'è possibile? Ma dammi roba più carina. Ok, però almeno... Oddio. Sì, ho visto una cosa carina. Prendiamo tutte le ceste e le andiamo a lottare dopo in caso. Ok. Allora, io non so cosa ho trovato. Spoiler, sono full. Almeno rimastimi con nonno. No, niente. Speravo fosse un nonno verde. Non ci credo, allora. Beh, guardate il lato positivo, almeno sono full, raga. Almeno sono full shield e ti dico, cioè vi dico, un fight già ora lo potrei anche sopportare, signore. Potremmo anche riuscire a portarcelo a casa, però gli altri saranno messi molto meglio. Gli altri non ci avranno il pompa a carica bianco, raga. Strano, no? Che non ci avranno il pistolina bianca. No, perché il gioco quando ci vuol dare una mano ce la dà stravolentieri sempre, no? Capito? Dice ferro, dai, guarda.
ti do una piccola mano, essendo che ti voglio far vincere la sfida. No, col cavolo, raga, che mi dà una mano. È proprio il contrario, anzi. Niente, allora, peggio di così non poteva andarci. Dimmi che qua ci sta la cesta, neanche. Dimmi che... ok, dai, raga, lo preferisco. Almeno il nonno bianco. Vabbè che non è che sia un granché il nonno bianco, però, non lo so, ha un qualcosa di non so che più bello. Fermi. Ok. Arma spammona. Ok. Fermi. Allora, ci siamo laserati a vicenda, raga, eh. L'hanno killato altri. No, raga, gravissimo. Ora quel tipo ci verrà a pushare. Ora quel tipo ci verrà a pushare. Cioè verrà a pushare me, che sono abbastanza one. Devo rubargli sicuramente le cose, raga. Ok, piano. Ok, piano, 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 piano. Dove sta il tipo? Il tipo sta in fondo. Allora, se lui se la chilla un attimo, io mi bendo anche, raga, eh. Io mi bendo anche. Ok, giustamente il bro sta pushando. Giustamente il bro pusha. Allora, fatemi tirare ste band. Ok. Il bro penserà adesso che sono one. Uscirà ancora più volentieri, no? Almeno le band ce le siamo tirate, raga. Ora, questo è da fightare, eh. Questo, raga, ormai è da fightare. Ok, 21. Ok, questo, raga, è un drago, eh. 21 di nuovo. Questo, raga, però è un drago. Questo, raga, ve lo dico subito. It's a dragon. No. Allora, fermi. Ok. No, raga, un altro tipo. Allora, brother, fidati, non sono io quello da pushare. Brother, fidati, non sono io quello da pushare. Invece. Ok, niente, raga. Godo. Ragazzi, sono appena killati. Godo, sono appena killati. Allora, tra l'altro, non è stato killato il tipo. Chi è che ha killato chi? Non lo so, raga. L'unica cosa che so è che mi devo tirare sta benda velocemente, eh. Secondo me, raga, questo è quello forte di prima. Ok. 89. 40. Fermi. No, no, raga. Fermi. Che da questo io ci vado a morire, eh. Conoscendomi per come pusho io, da questo ci posso anche andare a morire. Quindi stiamo attenti. Ok. Ok, 30 di nuovo. Ok, 40. No, raga, ma non ci muore. Ha provato il prefile, bro. No way. No way, raga. No, no, raga, piano. Mini. Un altro, no, raga, un altro ancora no. Ma appena killato l'ultimo che... no, raga, ma ho 3 assist in sta partita. Fermi, raga, ma che partita è? Raga, ma ho solo assist, tipo. Non ci credo. E da questo ci moriamo ora. Ma tipo per forza. Ma tipo per forza ci moriamo, no? Capito? Lui c'ha tutto. Ah, c'aveva tutto, raga. C'aveva tutto lui. Io spero di aver guadagnato sta partita. Ho fatto 3 assist. 3 ne ho distrutti e poi mi hanno killato. Esatto. Mi ha dato il 2% addirittura. Il 2%. Cioè abbiamo un'ultima partita veloce da fare. Devo essere velocissimo. Scherzo, signori. Purtroppo la mia partita è finita qua. Quindi andiamo a aspettare gli altri. Non voglio giocare ancora perché li umilierei. In ogni caso, vi ricordo tutti i codici ferro nel negozio per supportarmi al massimo. Andiamo a vedere come sono messi e soprattutto che punteggio faranno. Ecco qua il mio bellissimo airdrop. No, mi sa che c'è qualcuno, raga. Sì, 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 sì. Sta arrivando qualcuno. Sta arrivando qualcuno. Vediamo. Vediamo se riesco a... oh, non mi fa sparare. What the fuck. Ok, 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 ok. Ok, 18 gli ho fatto. Faccio una roba del genere. Mamma mia, ma perché mi scatta? Ma mi scatta tutto. Ok, craccato. Ok, distrutto. Ok, completamente destroyed. Oh mio Dio, raga, oh mio Dio. Oh mio Dio, 30, 25, 30. Voglio impazzire. Voglio impazzire. Ok, qua faccio così, perfetto, non sono morto. Oh no, ditemi che è morto quello là, raga, eh. Veramente, non ditemelo. Non c'ho neanche più materiali. Ma cosa sta facendo? Ma sì, ma no, ragazzi, ma non ho parole. Ma se ne scappa pure. Cioè, praticamente, no, no, raga, ma cos'è successo? Ma dai. Cioè, veramente, io spero che almeno ci sia il juice che ho distrutto, raga, veramente. Perché dai, mi voglio, mi rifiuto di crederci. Mi rifiuto veramente di crederci. Cioè, te che persona... no, vabbè, raga, vabbè. Fa nulla. Non so cosa dirvi. Questa situazione qua è veramente imprescindibile. Lo distruggo e se ne scappa. Ma io le persone qua non le capisco. Perché?
Oh, almeno ho trovato un bello Scar. Questo è interessant. E anche un lanciarazzi qua che però purtroppo non posso prendere perché non ho nulla. E un altro lanciarazzi qua, oh mio Dio. Interessante, mi prendo i due big al posto di sei mini. Bello sto pompa blu qua, raga. Ok, ho un bel loot, un bel loot. Questo loot qua mi piace. Sono andato a fattoria, mi ho trovato un sacco di loot. Ma cos'è sta storia qua? Oh, tutta Parco Pacifico, non c'era nulla. Forse la gente già lo sapeva che non c'era nulla. Boh. Oh, ragazzi, torna qualcuno, torna o... oh, mi sa che si presenta, Ok, ok. Ok, 10, fatto. Un 10 molto sporadico, ma raga, gliel'ho fatto almeno. Ok, ah, c'ha lo spass. Ho capito, Ma da dove c***o m'ha preso? Da dove m'ha preso? Ok, faccio così. Raga, ma da dove m'ha preso? Ok, faccio così. Via. Via, 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 via. Cioè, raga, ma io ho capito. Questo qua da dove mi prende? Come fanno a sapere? Questi ragazzi hanno esattamente gli angoli esatti di Fortnite che conoscono, perché è veramente imbarazzante. Tanto vabbè, io sono full vita, però. Voliamo via. Dove andiamo, ragazzi? Dove andiamo? Non là, sicuramente. Non là. Andiamo là, dai, andiamo verso di qua. Andiamo verso di qua. Qui a Foresta Frignante dite che c'è qualcuno? Non penso, Ok. Ok, ok, ok. 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 Che coglioni le ranked. Oh mio Dio, no, mamma mia, ragazzi. Va bene, ci sta. Non abbiamo spaccato, sono morto come un pirla, sono morto come un pirla. Posizione protetta, va bene. Primo game della giornata, ragazzi, ci può stare. Ci può stare. Eccolo là, raga, eccolo là, 24, ok, eccolo là, dai. Dai, zio, dai, zio. 24, 59, 24, 47. Mamma mia, ragazzi, l'ho aperto, Stavolta qua l'ho veramente aperto. Guarda, gli tiro un razzo giusto per sporadicità, ma dove sta? Ne sta pushando un altro. Oddio, non ci credo. Ok, se mi arriva qualcuno dietro, però sono fritto, Dai, 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 che per assurdo potrei magari rubarmela una kill. Dai, Powa, dai. Dai, Powa. Ok, basta, basta, basta. Questi qua, ragazzi, erano i miei razzi. Mi spiace, ma direi che basta. Me ne posso fuggire. Oddio, 25 gli ho fatto uno. Ma perché? Perché? Cosa è successo? Ok, gli tiro un altro razzo, raga. Boom, ci siamo. Basta. C'ho 4 razzi, direi che me li devo far bastare. Comunque è assurdo, tutti con la skin di Juice WRLD. Perché è appena uscita. Io mi volevo un attimo differenziare, mettere il mio fenicotterone. E infatti. Ok, ok, ragazzi, buono. Oh, ma tutti su di me, ragazzi, ma cos'è? Cioè, ragazzi, ma com'è che tu fighti con uno e l'altro spara se... Ma poi poteva sparare all'altro? Ma perdonatemi, Cioè, ma che coglione. Signori, ufficialmente terminato. Ufficialmente terminato con quanto? Con una bella posizione protetta. Ok, ok. Io però ho fatto un meno 1% la prima partita e un più 2 la seconda con 0 kill. Ma ti spiego, io ne ho distrutti letteralmente 3. Arrivava un player, lo killava. Io fightavo l'altro, lo distruggevo, arrivava un altro, lo killava. È successo ti 3 volte. Infatti mi ha dato pure la partita dove ho trovato lo spass. Ok, sì. Potevo non essere ranked. Ah, potevi non essere in ranked. Potrebbe essere successo. Ma vabbè. E sai come sono morto? Sentiamo. Come un pirla. Ok, non voglio saperlo. Powa invece come cavolo sta messo, che è l'unico che potrebbe aver fatto più punti. Allora, però sono in vantaggio, se mi permetti, con più 1%. Allora, più 1. Vabbè, lo prendiamo e portiamo a casa. Comunque endgame è veramente interessante, raga. Però qua è ancora combattuta la situazione. Ancora veramente combattuta. Volersi il tuo gruppo, Ferro, perché? Ferro? Allora, brother, come sei messo? Siamo in top 11. Top 11. Posso vedere la partita? Va bene. Com'è che vai? Vai, richiedi un'altra volta la richiesta. Allora, stiamo guardando il Powa. Powa, hai 11 kill, giusto? No, sì, certo, sì, ho 11 kill. Mamma mia, bro, 11 kill, 0 persone rimanenti. Sono proprio io il vincitore. Ebbene, ma sì. Ma perdonami, ma che partita è? Scusami. Bro, io veramente te lo posso assicurare. Sono tutti veramente troppo forti. Sì, secondo me sono gli stessi. Tranquillo. Sono gli stessi di campione quell'elite. Perché io non ci credo, io li vedo. Pushan chiunque, distruggono, bro, davanti ai miei occhi. Prima io ti dico visto... soltanto che veramente. Letteralmente c'era una persona a Fattoria Frenetica da me. L'ho distrutto.
distrutta, ne è arrivato un altro killato. Ho distrutto quello che ha killato quel tipo, ne è arrivato un altro killato l'altro tipo. E io ho distrutto quel tipo, ne è arrivato un altro killato quel tipo, e poi ci sono morto. Infatti io ho fatto 0 kill, tipo 40esimo, e mi ha dato il più 1% in campione. Fidati che è difficile fare 1% in campione. Bro, 1% okay. In campione io la prenderei come una vittoria, eh. Ah no, ma infatti guarda, mi è andata bene, cioè mi ha dato il 2 in realtà. Però avevo perso uno prima, quindi sono come un 1%. Però devi pushare veloce, là ci stanno dei loot assurdi più che altro. Sì, sì, lo so molto bene. Bravo, 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 questo è tuo. No, pensavo di avere il pompa carica. Ciao vecchio, ciao. È andata molto bene anche la tua partita. Signori, mamma, posso dire che mia, campione lì, tutte queste partite sono impossibili da giocare. Vabbè, quanto hai fatto? Voglio sapere quanto hai fatto. Vai, 4% e vai. Ok, quanto hai fatto prima, meno 3? Prima avevo la partita, la posizione protetta. Quindi... Ah, che però io non c'avevo, quindi non è da contare come un meno 3 o meno 4 in Elite, no? Meno 4. Boh, vabbè, più o meno... Allora, bro, siamo più o meno pari, tutti. Reve ha fatto la posizione protetta, quindi 0%. La prima partita non era neanche in Elite, cioè non era neanche in Ranked. Io ho fatto il più 2 e meno 1, quindi 1%. Te più 4, ma posizione protetta. Dite voi nei commenti chi ha vinto. Io vi ricordo, like e iscrizione, codice ferro per supportarmi al massimo. Ci vediamo al prossimo video. Bella rega. Ciao, ciao.